Buongiorno a tutti dalla piscina di Palermo per questo incontro molto importante per il campionato nazionale di Serie A1 di pallanuoto. Abbiamo che si sfidano il Telimar Palermo e il Brescia, AN Brescia. Il Brescia occupa la seconda posizione in campionato, il Telimar invece è a pari punti con l'Ortigia in quarta posizione. Francesco Turchini, 5 Davide Occhione. Adesso ascoltiamo la formazione dell'entrambe le squadre. Riccardo Lo Dico, 12 Andrea Bacic. Buon alle squadre, agli arbitri, buon divertimento. Oggi poteva essere la prima occasione per un impianto. Diciamo, è stata una settimana a note positive e negative, molte più le notizie positive per oggi, l'unica negativa appunto la continua tribuna chiusa, ma solamente per oggi, quindi noi rinnoviamo intanto e vi anticipiamo il prossimo incontro sabato alle 15 contro il Sabadell per l'incontro di Eurocup, valevole appunto per la gara di andata della finale. È un momento davvero fondamentale, una settimana davvero importante, quella che vale una stagione per il Telimar. Io sono Alessia Anselmo, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando attraverso la diretta di Facebook, grazie alla regia di Fil Rouge TV. Dunque appunto, come vi dicevo, questa settimana è davvero fondamentale essere riusciti a tornare nell'impianto di casa dopo tanto tempo, dopo più di un mese che l'impianto è stato chiuso a causa di diversi problemi. Ultimo è stato quello delle pompe idrauliche e infatti proprio per questo stamattina non abbiamo potuto avere il pubblico sugli spalti, perché anche se ieri il Comune ha rinnovato l'agibilità, tuttavia appunto col fatto che le pompe idrauliche sono state azionate, quelle nuove riparate ieri pomeriggio, bisognava soltanto aspettare che l'acqua arrivasse in temperatura, quindi non sapevamo se avremmo giocato in vasca coperta o scoperta. L'abbiamo saputo poche ore fa, quindi ovviamente non c'erano i tempi per poter organizzare per bene, causa protocolli anti-Covid davvero restrittivi, insomma tutto la possibilità appunto del nostro pubblico che non vede l'ora. Li abbiamo visti anche qui alle porte dell'impianto perché speravano veramente di poter supportare la propria squadra oggi, ma ci sarà occasione sicuramente già a partire proprio da sabato, un appuntamento importantissimo, quello che vale appunto una stagione per quanto riguarda il Telimar, che ha fatto davvero un debutto incredibile in campo internazionale, prima volta nella storia, 33 anni di vita e prima volta nella storia in campo internazionale essere arrivati addirittura in finale, insomma già è un traguardo così. Addirittura l'obiettivo di tutta la società a inizio stagione era quello di passare semplicemente il primo turno per poter avere il piacere di organizzare qui a Palermo, poter portare l'Europa a Palermo appunto durante il secondo turno preliminare. Ovviamente le ambizioni a questo punto sono diverse, quindi non ci voleva questo anticipo così delicato oggi, però magari anche questo è un modo propedeutico, ecco, per arrivare poi ancora più carichi verso il Sabadell. Mauro? Sì, sicuramente questo incontro con la seconda del campionato può essere appunto un incontro importante che può dare motivazioni molto importanti per sabato prossimo. C'è da aggiungere tra gli impegni che oltre appunto alla finale di gara di andata di sabato, la settimana successiva comunque ci saranno pure gli ultimi quarti dei finali, quindi gli atti finali e la Coppa Italia. Esatto, anche quello era un obiettivo comunque stagionale, aver passato il girone da primi in classifica. A settembre ha dato la possibilità al Telimar di approcciare alle Final Eight in modo un po' più soft, almeno sulla carta. Poi appunto vi daremo gli appuntamenti con le partite di venerdì, sabato e domenica della prossima settimana con più calma durante questi giorni, anche attraverso i canali social della società. Che partita ti aspetti tra i campioni d'Italia del Brescia e il Telimar allenato da Gubaldinetti? In che condizioni arrivano le due squadre, Marco? Allora, sì, per quanto riguarda questo incontro sicuramente sarà una partita molto dura, ma soprattutto perché il Brescia viene da un periodo un po' particolare, in quanto ha avuto degli incontri con Trieste, perdendo appunto la partita, e poi diciamo vengono da un risultato utile. Sì, scusate, intanto interrompo la telecronaca per concedere appunto questo minuto di silenzio che partirà dopo lo sprint per la palla al centro. Ecco, parte il minuto di silenzio. Ok, velocemente rileggo le formazioni. Abbiamo per il Brescia con la colottina 1 Tesanovic, con la colottina 2 Dolce, con la 3 Presciutti, con la 4 Costantin Bicari, con la 5 Lazic, con la 6 Vapeschi, con la 7 Renzuto, con la 8 Giannazza, con la 9 Alessiani, con la 10 Luongo, con la 11 Di Somma, con la 12 Gitto e con la 13 Giannazza. Allenatore Alessandro Bovo. Guarda, in questo momento il Telimar, palla persa. Ok, mentre le formazioni per il Telimar ne abbiamo con la numero 1 Gianmarco Nicosia, con la numero 2 Mario del Basso, con la 3 Turchini. Ora attenzione un secondo, scusa. Ok, grande intervento di Nicosia che regala questo 2 metri, concede questo 2 metri al Brescia. Ricordo gli arbitri dell'incontro. Sono Filippo Gomez di Napoli, Arnaldo Petrolini di Roma e come delegato abbiamo Del Bosco. Espulsione. Ok, abbiamo un tiro di rigore per il Brescia con espulsione di Davide Occhione. Sì, c'è stata una piccola incomprensione sull'aver segnalato l'espulsione appunto del giocatore, questo ha causato oltre l'espulsione il conseguente rigore, penalizza molto Davide Occhione in quanto colleziona. Ok, gol numero 3, capitano Presciutti, Cristian, ben realizzato, tiro veloce a incrociare, peccato per questo inizio per Davide, 2 espulsioni al primo tempo, lui che di marcatore diciamo fa... Ok, adesso il Telimar che attacca, Telimar. Palla in posizione 1 per Mario del Basso, Marziali cerca di prendere posizione, palla fuori per Vlakovic, attacca, okay. Il Max Irving, palla al centro, espulsione fischiata da Petronilli, espulsione per il Telimar. Vediamo come la formazione del Telimar giocherà questo primo uomo superiorità numerica. Palla 1 per Irving. Ok, Successiva espulsione per un blocco esagerato su Bacic. Bellissimo, bellissima azione da parte del Telimar Palermo, la preparano molto bene Mario del Basso con Vlakovic, riescono a trovare il buon Marziali al palo che con una girata di qualità riesce a sorprendere il portiere del Telimar Tesanovic. Brescia si appresta ad attaccare, il Telimar si posiziona pressing, inizia pressing, ok, adesso ripiegano in zona, Luongo, grande parata di Gianmarco Nicosia, grande parata. Luongo, ricordiamo, ha militato per un sacco di anni in nazionale, comunque lui fa parte appunto di questo gruppo che ha dato tante soddisfazioni in giro per il mondo, la nazionale di Sandro Campagna. Quindi questo 2 metri per il Brescia. Bacic in marcatura sul centro boa. Bel pressing, bella azione di pressing portata dal Telimar. Bacic che riesce a mantenerlo. E scadono i 30 secondi. Adesso sì, scaduti i 30 secondi. Irving contropiede. Irving si sta rivelando un giocatore eccezionale per la categoria. Ricordiamo che è il secondo marcatore del campionato con ben 33, vi dico solo 32 gol, infatti ricordavo bene. Preparano questo attacco. Ok, 2 metri per il Telimar. Mister Baldinetti chiede appunto un movimento di palla più veloce. Anche il Brescia adesso si schiera pressing. Mario prepara. Oh. Mario, un bel tiro, potente. Tesanovic si fa trovare pronto. Telimar continua in questo attacco. Ricordiamo che con le nuove regole dopo il 2 metri non abbiamo più 30 secondi d'azione ma 20. Controfallo al centro, fischiato ai danni di Marziali. Abbiamo Presciutti che porta palla a lato di contromano, posizione 1. Telimar richiude in zona. Abbiamo Di Somma che tiene palla. Di Somma. Grande intervento di Nicosia. È un Telimar molto molto deciso. Brescia comunque al momento ha trovato questa realizzazione, con questa incomprensione diciamo difensiva che ha conseguito al tiro di rigore. In attacco il Telimar sta sembrando un po' più sciolto del Brescia, forse il Brescia non si aspettava questo pressing così aggressivo da parte della formazione palermitana. Abbiamo Marziali, niente, passaggio un po' forzato al centro, viene anticipato da un buon intervento difensivo del numero 11 Di Somma, Edoardo. Il Brescia attacca, una leggera subita numerica in quanto Marziali è rimasto leggermente indietro. Grande intervento di Bacic fra le linee, grande Bacic. Bacic è un giocatore che si sta ambientando alla grande nel campionato, comunque un giocatore giovane, ma dalle doti fisiche eccezionali. E qua ha sfruttato le sue leve appunto per intercettare un pallone non alla portata di tutti. Ok, palla per Lo Dico. Niente. Marziali molto chiuso, era un tiro molto difficile. Peccato, peccato. Comunque il Telimar al momento riesce ad arrivare alla conclusione in maniera un po' più disinvolta. Il Brescia sembra un po' più contratto. Come anticipato il Brescia viene da un periodo un po' particolare, comunque ha avuto grande Nicosia, altra parata di Nicosia, altro 2 metri. Dicevo, il Brescia viene da un periodo un po' particolare perché appunto ha incontrato in ordine il appunto Ortigia, Recco, è comunque un incontro di Champions molto complicato, comunque per ora con il periodo Covid, tutti i trasferimenti, sono tutte cose molto più complicate e comunque creano stanchezza. In questo momento il Telimar, con tutti gli impegni che stiamo avendo, stiamo vivendo di fatto le stesse difficoltà. Il Telimar, l'unico fallo di Lo Dico, controfalla al centro, grande Mario del Basso, grande Mario del Basso. Stavo dicendo appunto il Telimar pure viene da un periodo un po' particolare, l'unica cosa che appunto veniva da questa trasferta a Salerno che ci ha garantito di poter preparare questa partita in maniera un po' più tranquilla, avendo vinto 16-6. Ora il Telimar si è presto ad attaccare, mancano 2 minuti e 30 alla fine del primo tempo, il punteggio è di 1-1, un rigore per il Brescia, mentre una bella azione qua Bacic, peccato, era molto chiuso. Ricordo, per il Telimar ha segnato Marziali. Notizia negativa per il Telimar del primo tempo è Occhione che ha già 2 espulsioni per questa incomprensione con, diciamo, sulla chiamata arbitrale, però capita in questo sport. Bella difesa da parte di Lo Dico. Niente, viene fischiata una mano in faccia sul tentativo di dribbling di Cristian Presciutti. Uomo in più per il Brescia. Presciutti, passaggio veloce, gol da parte di Lazic. Sicuramente Cristian Presciutti è un giocatore abituato a dinamiche di gioco, questa è veramente una bellissima giocata, Entrano nel Brescia Renzuto, Gitto e numero 8 Giannazza, quindi ben 3 cambi per il Brescia. Il Telimar continua, riprende con l'attacco. Vlakovic, Del Basso. Ovviamente il Telimar fa della sua il gioco sul centro. Ora Marziale è sostituito dal capitano Lo Cascio. Gran gol di Mario Del Basso, questo ragazzo in continua crescita, ricordiamo ha vinto le Universiadi quest'estate con la nazionale italiana. Dicevo, ottima crescita del Mario Del Basso, quest'anno in campionato, ottimo realizzatore, questo è il 26esima rete per lui. Il Telimar ha fatto entrare il giovane Turchini a marcare il centro, e Andrea Giliberti, anche lui giovane, classe 99, il Brescia attacca adesso con Renzuto in 4, Gitto, grande intervento di Nicosia. Che tocca quel tanto che basta per mandare la palla sulla traversa. Ok, Irving in 2, palla a 4 per Vlakovic. Peccato. Tentativo di Vlakovic fuori alla destra del portiere. Il Brescia sta aumentando il ritmo. Gli ultimi 30 secondi d'azione, punteggio su 2 pari, Dolce per Renzuto, Gitto, palla in uno per Alessiani, espulsione senza palla al centro per Andrea Giliberti. Alessiani, palla in uno, Dolce che finta, grande Nicosia, lo scadere, grande gol di Nicosia. In questo momento Nicosia sugli scudi, dimostra di essere un portiere appunto nel giro della nazionale. Ricordiamo, a fine primo tempo sul 2-2, il Brescia 2 espulsioni, il Telimar riesce a segnare appunto il primo gol su penalità numerica, il secondo è stato un gran gol di Mario del Basso, mentre invece il Brescia ha avuto questo tiro di rigore e successivamente invece una grandissima giocata da parte di Cristian Presciutti che vede il suo compagno Lazic da solo al palo, lo serve e deviazione veloce. Ricordiamo che questa settimana per il Telimar è molto importante in quanto sabato questo incontro alle ore 15 in piscina comunale sarà a porte aperte, quindi ricordiamo l'in match finalmente avrà il pubblico a disposizione la squadra palermitana. Questo incontro col Sabadell è un incontro ostico in quanto il Sabadell è una formazione del resto per essere arrivato a una finale di Eurocup di alto livello. Speriamo che la nostra giovane formazione riesca appunto in questa impresa. Come anticipato all'inizio della telecronaca, l'Eurocup diciamo, non era un obiettivo principale della stagione, però come dire, giocando uno si diverte e più si gioca più uno si vuole divertire, quindi siamo riusciti a conquistare questa finale in quanto società Telimar. Sta per iniziare il secondo tempo, per lo sprint abbiamo Max Irving, l'americano, e per il Brescia il numero 10, Luongo. Il Brescia attacca, Renzuto. Il Telimar si sposta in zona dopo un inizio in pressing. Palla in due. Bella difesa del Telimar che mette in difficoltà il Brescia costringendolo a un tiro dal lato sbagliato con Renzuto. Rinvio sbagliato da parte di Nicosia, peccato, poteva essere una buona opportunità. Ora per fortuna il Telimar comunque in difesa può difendere a uomini pari anche se mancano due coppie, il che rende Bacic difende alla grande sul centro garantendosi un altro controfallo e ripartenza. Bacic che riparte, Bacic con la palla che... grandissima giocata di Bacic. grandissima giocata di Bacic, conquista un controfallo in ripartenza dopo aver ricevuto la palla dal portiere, con due finte, piazzato la palla con un bel tiro a schizzo. Grandissima giocata veramente, che è partita alla difesa. Adesso il Brescia, abbiamo Vapeschi, Presciutti, prova a sorprendere da tre con una palomba Nicosia, un tiro molto difficile da realizzare, soprattutto con un portiere dalle leve lunghe come Gianmarco. Adesso abbiamo Vlakovic che riparte, il Brescia è posizionato male, ok, ripiegano in zona, questa zona totale 2-3, no, ora si schierano una sorta di zona M, comunque un raddoppio sul centro. Mario del Basso saggiamente butta la palla all'angolo, buona giocata di Mario, evitiamo un tiro forzato, abbiamo avuto 3-4 azioni da una parte all'altra, sembrava un incontro di tennis più di pallanuoto, molto veloci. Girata, parata da Nicosia. Sì, nel frattempo il tecnico del Telimar ha notato e ha fatto notare alla propria panchina come anche il Brescia stia utilizzando la classica difesa M proprio, che è propria di Gubaldinetti. Intanto espulsione del numero 11 nero. Uomo in più per il Telimar, Irving prepara in uno, Mario, c'è questa rotazione. E Irving, Max Irving ci regala questo bellissimo gol a schizzo. Sicuramente i mattatori del Telimar, Irving in quanto capocannoniere e Mario del Basso hanno regalato due grandissimi gol in momenti decisivi. Il Telimar stacca di due gol contro un Brescia leggermente in difficoltà. Ricordiamo in questo momento entrambe le squadre hanno un calendario molto fitto di impegni. Il Brescia in Champions, il Telimar in Eurocup. Quindi insomma si prospetta un match molto molto combattuto. Grandissima prova all'inizio del Telimar. Sicuramente ci dobbiamo aspettare una reazione del Brescia in quanto squadra di grandissima esperienza e comunque con giocatori abituati a giocare incontri così ravvicinati ogni 3 giorni. Un po' meno probabilmente alcuni membri più giovani della squadra del Telimar. Però devo dire che il mister Gubaldinetti da un punto di vista fisico conseguendo un lavoro eccezionale, infatti il Telimar sembra volare in acqua, colleziona controfalli in difesa perché comunque senza timore riesce a giocare una partita di pressing contro comunque una squadra che ricordiamo è campione in carica italiana, ha vinto lo scudetto lo scorso anno ai danni del Recco. Adesso abbiamo sul centro c'è stato attenzione, un po' di schiuma tra Alessiani e Lo Cascio. Espulsione insomma un po' dubbia, c'era molta schiuma, non ci sentiamo di poter giudicare niente perché solo schiuma, abbiamo visto solo schiuma. Abbiamo il nostro capitano che si avvicina verso l'espulsione, Marziali pronto a sostituirlo, intanto il Brescia che attacca. Palla in due con Alessiani, tiro stoppato di Alessiani. Alessiani è un giocatore dotato di un grandissimo nuoto, Però ora in questo momento si è fatto trovare impreparato la posizione 2. Adesso abbiamo ritorna pressing a giocare, il Brescia in difesa. Insomma un po' di colpi abbastanza pesanti, ma del resto peccato, l'assist di Fabrizio Di Patti un po' fuori misura, quindi giustamente l'arbitro lascia correre, probabilmente con un passaggio più preciso si poteva raccogliere qualcosina in più, però va bene, siamo 4-2 per il Telimar, 3 minuti e 30 alla fine del secondo quarto. Ok, ottimo recupero di Marziali, instancabile Marziali, è Bacic che conquista un'altra espulsione in ripartenza. Oggi una partita time out per il mister Gubaldinetti. Ok, riprendiamo con questo uomo in più per il Telimar Palermo. Vediamo come ha deciso di giocare questo uomo, superiorità numerica. Tanto questa rotazione, la parte di mano, abbiamo Bacic, Irving, palla. Peccato, ma oggettivamente una supernumerica giocata con una bella velocità di palleggio. Il Brescia comunque si è fatto trovare preparato, ha coperto bene la porta, ha chiuso le linee di passaggio che probabilmente sperava di trovare il nostro mister Gubaldinetti. Palla 5 e peccato. Questi sono gli errori che non si devono fare. Far cadere una palla al centro, senso non farla a perimetro e subire oppure un gol dal centro. Diciamo tre errori in un'azione. Quindi riduce la distanza il Brescia, siamo sul punteggio di 4-3, 2 minuti e 48. Peccato perché questo qua era un gol comunque che si poteva evitare, o comunque non prenderlo in questa modalità, regalando un gol dal centro. Il Telimar in acqua con Turchini in posizione 5, Vlakovic in posizione 4. Poi Mario del Basso in posizione 3, poi abbiamo Bacic in posizione 2, Irving in posizione 1 e Marziali a Boa. Nel Brescia abbiamo in posizione 1 Cristian Presciutti, posizione 2 Vapeschi, posizione 3 il marcatore Gitto, scusate. Ok, il Telimar che attacca. Questa espulsione. Sì. Sicuramente il Brescia sta provando un gioco più in pressing per mettere in difficoltà il palleggio della formazione palermitana. Adesso abbiamo appunto questo uomo in più giocato, Vlakovic che prepara. Peccato. Abbiamo i 20 secondi d'azione, uomini pari. Grandissima giocata. Grandissima giocata di Mario del Basso, grandissima giocata. Si fa attaccare da due uomini per scaricare a Irving, che sulla linea dei 2 metri riesce poi a ricevere palla e sorprendere sul primo palo. Anche qui il portiere un po' in difficoltà. Ma grandissima giocata dei due, grandissima giocata di Mario del Basso e Max Irving. Telimar ritorna su più 2 a 2 minuti dalla fine del secondo quarto, scusate. Lavorano con un doppio centro in attacco, espulsione senza palla di Lo Cascio, fischiata da parte dell'arbitro. Di Somma conquista questa espulsione, scusate. Renzuto, Dolce, palla in 1, Gitto, Dolce fuori, attenzione, peccato, grande parata di Nicosia, in questo momento sicuramente peccato, anche qua dico, erano ripartiti 20 secondi, grande parata di Nicosia, purtroppo è mancato un braccio a coprire il palo opposto, peccato. grande comunque giropalla del Brescia, hanno attaccato con grande intensità questa superiorità numerica. Successivamente un intervento di Nicosia e sulla palla rimpallata, insomma, la formazione del Tele è stata un po' in difficoltà. Di Patti, posizione 2. C'è Lo Cascio a boa, Max Irving in posizione 2, libero di attaccare lo spazio. E non sbaglia Max Irving, incredibile Max Irving. Il Brescia in questa situazione probabilmente ha commesso un errore nello scalare in difesa sulla zona, regalando troppo spazio al capocannoniere del Telimar, che non se lo fa ripetere due volte. Finta, scivola e trova un gran gol sopra la testa del portiere. Telimar conduce sempre per 6-4, sempre con due lunghezze di vantaggio. Doppio centro da parte del Brescia. Gitto per Presciutti. Presciutti per Dolce. Esattamente, a differenza del gol ricevuto in precedenza, si fanno trovare più preparati i giocatori, la palla cade, c'è un veloce ripiegamento difensivo da parte di Mario del Basso. Vlakovic che porta la palla in posizione 4. Ok. Squadra piazzata un po' male sul trasferimento. Vice capitano Fabrizio si butta a boa, viene fischiato un controfallo, forse per una palla sotto sospetta. 23 secondi alla fine del secondo quarto. Il Telimar torna in difesa. Va bene espulsione per il Brescia. 9 secondi. 9 secondi, Presciutti, giustamente forza il tiro in quanto mancavano pochi secondi. Si conclude il secondo tempo. Ok, ci ritroviamo per riprendere la partita in terzo quarto, il Telimar in vantaggio per 6-4 sul Brescia. Una partita con alcuni errori difensivi, comunque stiamo assistendo a un grandissimo spettacolo con bellissimi gol, uno su tutti quello di Mario del Basso, un'altra bellissima giocata di Cristian Presciutti. Ora in acqua per il Telimar abbiamo Bacic, Giliberti, Irving, Fabrizio Di Patti vicecapitano e Vlakovic e Marziali. Per il Brescia abbiamo Renzuto, Presciutti, Alessiani, Vapeschi con numero 6. Poi il numero 4 abbiamo Bicari e il numero 11, con il numero 11 Di Somma. Ok, la palla la conquista Alessiani. Come ha detto in precedenza, Alessiani è un grandissimo velocista, classe 96. Giliberti in marcatura su Cristian Presciutti, il Telimar ripiega in zona, la famosa zona di mister Gubaldinetti. Però la palla non deve cadere al centro sulla zona, però bravissimo Irving a infastidire a Bicari. Espulsione, quarta espulsione, quindi definitiva per Bicari. Questa espulsione importante in quanto un giocatore di peso per il Brescia in meno. Fabrizio in posizione 3 che finta. Ancora il Telimar. Un po' di confusione in questa manovra del Telimar. Peccato, peccato. Marziale era riuscito a ricevere, però una buona chiusura da parte di Cristian Presciutti. Il Brescia attacca, porta palla in posizione 5, un piccolo scontro al centro fra Renzuto e Irving, niente di eclatante, tutto legittimo definito dagli arbitri, non fischiano. Ok, Brescia Presciutti prova a sorprendere Nicosia, evidentemente compagno nazionale, spera di sorprenderlo con un tiro di sorpresa inaspettato per Nicosia, ma che finora si fa trovare sempre preparato. Marziali, leggero contropiede, non servito. Ok, chiama la zona il Brescia. Sì, esattamente, diciamo, la stessa zona che compie il Telimar. Peccato, un tiro di Vlakovic. Se avesse rimbalzato sull'acqua forse avrebbe messo più in pensiero il portiere del Brescia. In questo momento il Telimar sembra essere un po' più brillante sulla parte natatoria. Ora abbiamo Cristian Presciutti. Altro bell'intervento di Bacic. Speriamo che... un po' di confusione per il Brescia in attacco. Un po' di confusione. E nella confusione l'arbitro fischia un'espulsione in favore del Brescia, quindi Cristian Presciutti si conquista questa espulsione con una bella entrata. L'espulso è Irving, prima espulsione per lui. Brescia che prepara con Vapeschi, ottimo mancino, ma la sua dote principale è di essere un grande regista. E di nuovo Presciutti regala un assist di grande qualità come nel primo tempo, bellissimo assist di Cristian Presciutti. Punteggio sul 6-5, ancora in vantaggio la squadra di casa in favore degli ospiti AN Brescia. 5-29 del terzo tempo. Grandissima giocata, ricordiamo, grandissima giocata, uomo in più giocato da Manuale. Il Brescia adesso un approccio un po' più fisico, schiera come marcatore Gitto, fallo per Vlakovic. Marziale ha marcato pressing, ora ripiega Alessiani. Vlakovic in posizione 2, Mario del Basso in 3, ancora 10 secondi da giocare. il Brescia alterna momenti di zona, momenti di pressing molto offensivo, sfruttando appunto l'esperienza di Gitto in marcatura. Mario del Basso chiama il tiro, la conclusione e il ripiegamento di Lo Dico, però il portiere devia e altro 2 metri per il Telimar. 20 secondi di attacco. Pressing molto offensivo da parte del Brescia, ricordiamo Gitto, marcatore di grande esperienza. Entrata, altro due metri. Mario del Basso sfrutta appunto il tiro alto e la deviazione per garantire un po' di riposo magari anche alla squadra, che gioca la terza occasione consecutiva in attacco. Questi sono i momenti in cui una squadra che fa dell'intensità e del ritmo la sua arma principale aiutano, perché ti permettono poi... Intanto vediamo l'attacco, scusate. Abbiamo Bacic con questa grande finta. Mario, 3 secondi. Niente. Marziali probabilmente aveva una visuale a sfavore dei 30 secondi, non si è accorto bene che mancasse così poco. Alessiani con Di Patti, non si capisce. Palla per Dolce. Grande Nicosia, grande Nicosia. Fabrizio Di Patti e Alessiani si erano attardati in difesa. Uomini in più per il Telimar, uomini in più per il Telimar. Abbiamo Mario che porta palla, Mario del Basso, Bacic, Vlakovic. Scontro fra Alessiani e Di Patti non visto dall'arbitro. Incontro molto fisico, molto fisico. Ora Fabrizio Di Patti ha avuto l'occasione per compiere una girata. Partita che sta iniziando a prendere una piega un po' nervosa. Peccato, peccato. L'unica cosa che non deve fare il Telimar in questo momento è lasciarsi appunto ingannare da questi continui... intanto espulsione per il secondo allenatore del Brescia, sì, per proteste. Un paio di contatti di troppo in queste ultime 2 azioni, un po' di confusione. Sì, confermo espulsione per il secondo allenatore del Brescia. Sì, di fatto il Brescia lamentava una trattenuta ai danni di Alessiani in contropiede. Diciamo come nel primo tempo si è vista più schiuma da entrambe le parti che un'espulsione. Speriamo, ripeto, che la formazione palermitana trovi di nuovo un po' di concentrazione in più e non si lasci trascinare appunto in questo nervosismo. Punteggio sul 6 pari, 3 minuti e 17 alla fine del terzo periodo. Il dirigente è stato espulso, ricordiamo, non il secondo allenatore ma il dirigente, il team manager del Brescia, per proteste. Piccolo colloquio fra gli arbitri. 3:17 da giocare nel terzo, Telimar 6, Brescia 6. Il più esperto Gomez chiama Petronilli per un piccolo confronto. Effettivamente questo terzo tempo ha avuto abbastanza scontri da una parte e dall'altra in ripartenza, quindi il Telimar si appresta ad attaccare, il Brescia ritrova il pareggio a metà terzo tempo. Il Brescia ha sicuramente cambiato un attimino l'approccio appunto alla difesa, parte con un pressing più spinto, adesso ripiegano in zona, espulsione senza palla di Gitto, espulsione senza palla di Gitto, un pressing un poco oltre probabilmente ritenuto dall'arbitro ai danni di Marziali. Peccato, passaggio un po' forzato, un po' lungo. Peccato, peccato, la palla si ferma sulla linea con questo intervento del portiere Tesanovic del Brescia. 2 minuti e 30. Adesso fischiato un'espulsione un po' generosa a Marziali. Aveva le braccia fuori, il giocatore del Brescia comunque che ha avuto difficoltà nella sua azione di contropiede, l'arbitro ha deciso di fischiare questa espulsione. Intanto il Brescia che attacca, palla a Dolce, prepara in uno e il Brescia passa in vantaggio sul 6-7, gol di Lazic. È sembrato un po' di rivedere un uomo in più alla formazione del Telimar, molto caro. Passaggio da 1, posizione 5, deviazione con gol, ben preparata, grandissima preparazione di Dolce in posizione 1 che riesce a trovare il compagno Lazic sul palo opposto. Il Telimar non ha bisogno di tutte queste pause al Telimar probabilmente lo danneggiano perché il ritmo è quello che fa la differenza per la squadra palermitana. Irving in posizione 1. Occhione che riceve palla. Espulsione, grandissima giocata di Davide Occhione. Ricordiamo Davide Occhione, classe 2002, campione d'Europa con la nazionale italiana under 17. Un po' di dissenso da parte di Luongo, peccato, passaggio sbagliato da parte di Max Irving, un po' arretrato per Bacic. 1 minuto e 30 alla fine del terzo quarto. Palla in posizione 5. Palla sulla linea, palla sulla linea. Il Brescia lamenta un ritiro di rigore, però al momento possiamo dire solamente è stato un gol non effettuato perché la palla si è fermata sulla linea. Nicosia veloce nel recuperare. Abbiamo Davide Occhione che gioca al centro, riceve questa marcatura Irving, mette la palla all'angolino. Grandissima astuzia di Max Irving che lascia la palla ad Alessiani che non batte la palla. No, peccato, peccato, peccato. Irving sbaglia il passaggio, comunque è stato un grandissimo intervento da parte di Lazic in difesa. Adesso il Brescia si appresta ad attaccare, c'è una leggera superiorità numerica ma espulsione al centro. Riccardo Lo Dico, peccato, peccato. Gran gol da parte di Renzuto che sul ripiegamento difensivo è l'uomo in meno, il Telimar si è lasciato trovare. Sul ripiegamento difensivo del Telimar Renzuto ha trovato l'angolino basso per segnare il +2 da parte del Brescia. Sicuramente vediamo un Brescia un po' più nervoso da parte rispetto al Telimar, nonostante adesso abbia ripreso la partita in possesso. È stato espulso pure l'allenatore del Brescia, quindi il Brescia perde in panchina sia il team manager che l'allenatore per proteste. Si sta confermando una partita molto combattuta, molto tesa. Questo deve riempire d'orgoglio il pubblico palermitano, vedere la propria società che compete a faccia. Grande passaggio di Bacic al centro per Marziali. Se dobbiamo trovare una nota negativa nel Tele, in questo momento sta mancando, peccato, il gol a Vlakovic. Fine terzo tempo, un po' di nervosismo, in acqua. Sicuramente mister Gubaldinetti porterà la calma la squadra della Daura. Ricordiamo il punteggio: 8 Brescia, 6 Telimar. Ultima pausa prima del quarto. In questo momento abbiamo il Davide Occhione che è rientrato in acqua a quarto tempo dopo aver, a terzo tempo, fine terzo tempo, dopo aver subito le prime due espulsioni. Ci aspettiamo da lui di contribuire in maniera appunto decisa, non avendo giocato primo, secondo, quasi tutto il terzo quarto. Speriamo che in questo quarto tempo Occhione riesca a dare un po' di ritmo in più alla squadra, che il Telimar ha bisogno di forze fresche in acqua. In questo momento il Brescia probabilmente è più fisico, ha messo un po' in difficoltà con questo pressing la squadra palermitana. Il Brescia inizia il quarto con Lazic, Renzuto e poi abbiamo Alessiani, poi abbiamo Vapeschi e poi abbiamo Dolce e Tesanovic in porta. Dal Telimar invece inizia il quarto con in posizione 1 abbiamo il numero 8 Luca Marziali, in posizione 2 abbiamo il numero 6 Vlakovic, col numero 11 Riccardo Lo Dico che si appresta a fare lo scatto per la palla, poi abbiamo Max Irving col numero 10, Davide Occhione prima citato col numero 5 e Bacic in posizione 1. Sì, sicuramente la panchina del Brescia è molto nervosa. Speriamo che il Telimar riesca a mantenere la calma. È fondamentale. Il Brescia, importante questo sprint da parte del Telimar, perché se riuscissimo a ottenere la palla grazie allo sprint potremmo giocare una piccola subita numerica. Riccardo Lo Dico e Jacopo Alessiani. Alessiani vince quest'ultimo sprint del match. Posizione 4 Renzuto, Dolce, in posizione 2 riceve palla. Doppio centro da parte del Brescia, il Telimar costretto a ripiegare un pochettino in difesa. Nicosia, intervento ricordiamo il Telimar ha già chiamato un time out, mentre il Brescia ancora non ha usufruito di nessuno dei due time out a disposizione. Ricordiamo allenatore Bovo espulso per proteste insieme al team manager. Fallo su Bacic. Esultanze per un tiro sbagliato di Davide Occhione da parte del Brescia. Un tiro un po' forzato, però Vlakovic era stato bravo a chiudere un'eventuale possibilità di contropiede. Controfallo al centro fischiato al numero 11 Di Somma. Davide Occhione già regala intensità e ritmo e Bacic realizza Bacic realizza. Sicuramente giocare contro i detentori del titolo non è mai facile, ma il Telimar in questo momento sta giocando una partita di grande livello, soffrendo un pochettino il pressing. Fallo semplice ai danni di Davide Occhione, palla che cade, confusione e grande recupero da parte del Telimar, Mario del Basso tiene palla, Irving, palla persa, passaggio leggermente lungo da parte di Mario del Basso, seconda espulsione per Max Irving. Il Telimar, questa inferiorità numerica, chiuso un 3 contro 3, il Brescia, ok, abbiamo Di Somma che sta facendo posizionare i suoi compagni di squadra, in questo momento il Telimar è pari, però in difesa, l'ha tardato Vapeschi che arriva, Vapeschi, e il Telimar subisce di nuovo il +2 con un gol a schizzo di Renzuto. Vapeschi dopo questo contropiede, Bresciatore è l'uomo migliore da servire che trova il corridoio per tirare a schizzo sull'acqua. Adesso un po' di nervosismo pure alla panchina del Telimar, Mario del Basso. Questo è sicuramente un gol pesante perché viene da una palla recuperata dal Telimar con un controfallo, palla persa e su con una successiva espulsione, insomma in 30 secondi è stato fischiato tutto quello che poteva essere fischiato e il Brescia con la sua grande esperienza ha trovato il buco per castigare Nicosia, che fino ad ora veramente ha fatto una prestazione esemplare. Forse un giocatore del Brescia leggermente sanguinante, sì, e forse deve lasciare l'acqua. No, niente, non esce sangue, possiamo tranquillizzare gli spettatori da casa. Il Brescia sta mettendo in campo, diciamo, tutta la sua esperienza e tutta la sua bravura nell'amministrare una partita che era veramente iniziata col più sbagliato per loro. Il Brescia viene da un'altra partita vinta e rimonta, speriamo adesso invece che il Telimar riesca ad accorciare la distanza. Sì, c'è stato un po' di confusione sul Lazic, su sangue sì, sangue no dal naso, però evidentemente è tutto a posto. Quindi si riprende il gioco con Lo Cascio, il capitano a boa, che dà il cambio un pochettino a Marziali. Pressing a tutto campo da parte del Brescia. Abbiamo Giliberti in posizione 1, Bacic che porta palla in posizione 2, ottima partita per lui. Al centro abbiamo Davide Occhione e Lo Cascio con un doppio centro per rompere questa zona. Peccato, questo doppio centro crea un po' di difficoltà in attacco. Il Brescia è bravissimo a difendere sulle linee, sui passaggi. Mancano 5 minuti, espulsione a 5 minuti e 3 secondi del quarto. Davide Occhione, terza espulsione, termina qui la partita. Partita un po' sfortunata per Davide oggi. Episodio sfavorevole per lui su un'espulsione al primo tempo. Adesso abbiamo questo uomo in più per il Brescia. Forse il tiro Luongo che trova preparato Nicosia sul primo palo. Nicosia passa palla a Giliberti, abbiamo Turchini che è entrato in acqua per sostituire appunto Davide Occhione in marcatura sul centro e creare un movimento in attacco. Ora abbiamo Vlakovic in posizione 3. Bacic ha tentato una grandissima giocata al volo, lo fermata dal palo. Zona da parte del Telimar, abbiamo Capitan Lo Cascio che raddoppia sul centro, posizionato male Riccardo Lo Dico. Grandissima deviazione da parte del Capitan Lo Cascio, erge un muro davanti Nicosia, aiutandolo in questo intervento. Tiro un po' centrale, però sempre insidioso. Palla per Ciccio, Lo Cascio capitano tenta una girata, ma niente, centrale. Il portiere Tesanovic si fa trovare pronto. Abbiamo Di Somma che porta palla, Vapeschi in posizione 1 che la reclama e invece no, viene servita in posizione 5 Dolce, marcato da Vlakovic. Grande Nicosia che anticipa l'intervento evitando un possibile tiro di rigore per il Brescia. La tempestività di Nicosia qua ha graziato il team palermitano. Abbiamo Vlakovic che porta palla, abbiamo Lo Dico un po' indeciso su questo attacco, altra palla persa. Questi sono errori che si pagano, ma soprattutto diciamo errori causati dalla stanchezza. Riccardo non è solito a compiere questi errori, anzi lui è un giocatore. Grande intervento qua di Turchini, pronto a ripiegare. Insomma il club palermitano in difesa sta trovando una bella intesa, si aiutano tanto. Peccato veramente per quel break. Time out da parte di Gubaldinetti. Mancano 2 minuti e 14 sul punteggio di 7-9 per il Brescia. Ricordiamo secondo e ultimo time out per mister Gubaldinetti. Riprende il quarto quarto, 2 minuti e 14 alla fine della partita, punteggio 7-9, il Telimar time out a uomini pari chiamato da mister Gubaldinetti. 20 secondi da giocare, inizia pressing il Brescia per ripiegare in zona. Telimar probabilmente tenterà un'azione a servire Marziali e conquistare un'espulsione. Eccola, peccato. Grande Turchini che si fa trovare pronto sulla deviazione, grandissima giocata di Bacic e Marziali. E il giovane Turchini si fa trovare pronto. Time out ben giocato da parte della squadra palermitana. Il nostro Turchini realizza il gol del -1, 1 minuto e 42 alla fine della partita. Bacic in marcatura, Bacic ha solo un'espulsione, quindi probabilmente si giocherà un po' più a pressing in quest'ultima fase della partita per quanto riguarda il club palermitano. Bacic in marcatura su Edoardo Di Somma. Il Brescia adesso tenta un'entrata. Irving in marcatura su Renzuto. Renzuto, ok. Buon ripiegamento difensivo da parte del Telimar. Grande ripiegamento difensivo da parte del Telimar. Nicosia lamenta un colpo ricevuto da Edoardo Di Somma. Però abbiamo Vlakovic intanto che riporta palla. 1 minuto e 13 alla fine del match. L'arbitro chiama palla, c'è stato un contatto intenso a boa, espulsione in simultanea fra Gianluca Marziali e Vincenzo Dolce. Ora il Telimar si trova a giocare questo attacco, speriamo non l'ultimo. Un 5 contro 5, questo 5 contro 5 potrebbe anche agevolare la formazione palermitana, nonostante diciamo, è stato espulso il centroboa, però avendo più spazi. E invece no, si forza il gioco cercando un fallo dei 5 metri, dei 6 metri. E il Brescia riparte in contropiede, invece no, il Marziali ruba palla, errore grave da parte di Cristian Presciutti, un giocatore della sua esperienza. Non nota che Marziali, suo compagno tra virgolette anche di nazionale, rientrava dal pozzetto e ruba palla. Per fortuna 33 secondi, 17 alla fine dell'azione per il Telimar, sotto di 1, ricordiamo il punteggio 8 a 9. Un po' di stanchezza in acqua da entrambe le squadre, un po' di stanchezza. Che gol, gran gol di Andrea Bacic, incredibile, pareggio a 20 secondi dalla fine. Oggi questo giocatore sta regalando grandissimo livello del pallanuotistico. Che gol, attaccato da due uomini. Time out per il Brescia, ricordiamo il Brescia senza allenatore e senza team manager dal Bordovasca. Cristian Presciutti, capitano della squadra, definisce la tattica di questo potenzialmente ultimo attacco da parte del Brescia. Ricordiamo 9 pari, 19 secondi alla fine del match. Brescia si appresta ad attaccare, vedremo se sfrutteranno il nuovo regolamento e portare il portiere in attacco, o decidono di affrontare un attacco 6 contro 6 tradizionale. E così è, il portiere del Brescia ritorna in porta. Abbiamo Vapeschi per Presciutti, 13 secondi alla fine dell'azione. Vlakovic attacca, ok, espulsione al centro, attenzione, ulteriore time out chiamato da... Ulteriore time out chiamato dal Brescia, che si gioca agli ultimi 2 time out e agli ultimi 20 secondi, sfruttando questa palla al centro. E l'espulsione del Telimar, non credo che sia Bacic l'espulso, sì, confermo. Qua Renzuto insomma ha fatto una bella giocata in mezzo a due, ha fatto finta di volere il fallo, la difesa è caduta e ha trovato questo passaggio al centro. Espulsione giusta, 7 secondi alla fine del match, 8 segnati sui 30, 9 pari. Vediamo il Brescia come attacca questa partita, quest'ultima azione. Grande difesa di Mario del Basso, termina la partita sul 9 pari, grande prestazione da parte del Telimar, grande reazione da parte del Brescia e ulteriore reazione da parte del Telimar che non molla mai, e così come in quel di Catania prendiamo questo punto. Appuntamento a sabato prossimo ore 15 per l'incontro di Eurocup valevole per l'andata di finale contro il Sabadell.